Siamo oggi collegati con Pietro Marchese, un artista, scultore e docente, e per fare una chiacchierata in merito a un evento che è successo, diciamo, un mesetto fa circa, che è l'incendio della Venere degli Stracci a Napoli. Partiamo da questo spunto per poter sviluppare un ragionamento sul mondo dell'arte, su come è diventata l'arte oggi. Però per prima cosa introduciamo Pietro Marchese, chiediamo a lui stesso di raccontarci qualche cosa di lui e lascio a lui la parola a questo punto. Buongiorno a tutti, ciao Davide, grazie per questa chiacchierata. Diciamo che la passione per l'arte nasce da quando ero piccolo, da bambino, per cui è una passione che è nata con me e che ho coltivato ovviamente frequentando poi proprio le scuole d'arte, per cui l'Istituto Statale d'Arte a Siracusa, poi successivamente l'Accademia di Belle Arti a Carrara e successivamente ancora fatto un biennio abilitante presso l'Accademia di Belle Arti di Brera per poter insegnare appunto la disciplina. Insomma, sempre stata la mia passione sin da bambino, per cui la scultura. E ovviamente un percorso, diciamo, in continua evoluzione, per cui il fatto stesso appunto di poter in qualche modo anche trasmettere questa disciplina quindi alle nuove generazioni, ai ragazzi, è anche un motivo di stimolo, di crescita continua, di un aggiornamento continuo, un percorso che non finisce mai. Sostanzialmente è stato spesso paragonato, quindi chi ama l'arte, la bellezza in generale, come una sorta di grattacielo, no? Dove tu inizi da piano terreno. Sali, no? Piano per piano, no? In qualche modo evolvi quello che è la tua crescita e la tua cultura in merito alla bellezza, quindi fai degli step, man mano che sali questo grattacielo, come dire, abbandoni determinate visioni, la tua crescita visiva, culturale, aumenta di piano piano, fino a quando arrivi in cima al grattacielo, ma è un processo sostanzialmente infinito. Chi ama la bellezza in qualche modo la evolve durante la vita, per cui non c'è diciamo una fine a questo. E a proposito di bellezza, diciamo che questa intervista che noi stiamo facendo sostanzialmente nasce da una forma di legame che ci accomuna. Non è solo la comune città di nascita, ma anche un qualcosa che proviene dal fatto che tu sei l'autore, sei l'artista, colui che ha creato la statua di Archimede, attualmente presente a ridosso di Ortigia. Questa statua che io ho visto realizzata qualche anno fa mi ha colpito particolarmente e nel tempo poi si è creata questa conoscenza nostra. L'aspetto interessante di questa cosa è conoscere effettivamente l'autore per un amore reciproco verso una personalità così illustre che ci accomuna sostanzialmente e che è diventato anche un punto di riferimento per la città stessa. Sì, Davide, ovviamente credo che le radici sono fondamentali, cioè il luogo in cui nasci è il luogo in cui tu inizi il tuo percorso di crescita, no, di osservazione, attraverso quindi tutto quello che può essere lo stimolo iniziale della tua città, è il primo stimolo in cui tu appunto formi la tua cultura. Inevitabilmente a questo si lega la bellezza della città, conosciamo benissimo Siracusa, Ortigia, la zona archeologica, e ovviamente a questo si lega i personaggi storici, che il fascino dei personaggi storici che hanno reso, insomma, in particolar modo parlando di Archimede, famosa la città in tutto il mondo. Inevitabilmente questo personaggio così io oso dire poliedrico perché viene definito spesso come una sorta di primo scienziato della storia, in realtà è un personaggio talmente complesso e difficile, quindi
Le sue ricerche si sono talmente allargate su vari settori, vari campi, quindi dall'astronomia alla meccanica, all'ingegneria, all'idraulica. Descrivere un personaggio così, come dire, ricco, è sempre stata una cosa che mi ha affascinato sin da piccolo, quando appunto ce n'è stata l'opportunità, attraverso un concorso di idee, che è stato bandito dal comune di Siracusa, io assieme all'architetto Virginio Rossello, perché mi piace dire anche questo, Certamente. due, c'è l'opera è composta da questo machion, che è questo basamento, un quadrato composto da 14 tasselli, di Comiso, e la statua di Archimede. All'interno di questi tasselli ovviamente c'è tutto il percorso Archimedeo, perché appunto la cosa che non mi piaceva tralasciare dietro era appunto il fatto che si potesse raccontare la figura di Archimede tralasciando il suo operato, che forse è l'eredità più grande che l'umanità oggi ne sta giovando, per cui questa è oltre alla rappresentazione, penso sia l'eredità più preziosa che ci abbia lasciato questo grande uomo, questo genio universale. Niente, per me è stata l'occasione per partecipare a un concorso, ovviamente, per la mia città. La fortuna, non so come definirla, adesso io la chiamo così, fortuna, poi ha voluto insomma che i vincitori fossimo noi, io e l'architetto Virginio Rossello. È stata una grande emozione, ma anche una sfida poter insomma realizzare quest'opera all'ingresso di Ortigia. Quest'opera appunto parte ovviamente da un percorso mio di ricerca fatto, che ha una sintassi tutta sua. Io credo che un'opera d'arte debba in qualche modo leggere il tempo in cui stiamo vivendo. Quindi un'opera oggi non può più rifarsi a canoni del passato, nella sintassi, cioè tutto quello che è monumentalismo, la monumentalità, la commemorazione, l'opera commemorativa, in qualche modo è legata a stereotipi del passato. Oggi Europa hanno già da anni avviato proprio un percorso anche di rinnovamento di questo genere. Arte, no? Che non è più ovviamente legata ai canoni del passato, cioè quelli, per esempio quelli ottocenteschi, se parliamo dei monumenti, no? Sono delle opere che diventano crucevia della città, diventano connessate su piedistalli, caratterizzano piazze, ma in qualche modo hanno smesso di comunicare e di dare il loro messaggio. Tutto ciò che oggi quello di cui l'uomo si preoccupa è proprio tramandare la memoria, no? Ma nel momento in cui certi linguaggi hanno perso consistenza nell'epoca in cui viviamo, cioè non c'è più quell'interazione, sostanzialmente l'opera monumentale non fa più la sua funzione. Lasciamo questa parte, diciamo, ai monumenti, c'è cioè quella di ricordare la memoria, ma sostanzialmente poi li dimentichiamo. E diventano, come dire, punti semplicemente dei punti d'incontro, ma in realtà non fungono più da memoriale, motivo per il quale sono stati creati in passato. Per cui oggi c'è l'esigenza sostanzialmente nella nostra contemporaneità di dover trovare una sintassi differente. La sintassi differente dove sta? La sintassi differente sta nel fatto che non deve essere l'opera di per sé, il personaggio da commemorare, in questo caso Archimede, come tutte le opere che vengono fatte oggi nei contesti urbani attuali, devono diventare delle presenze che vivono la nostra stessa presenza fisica, non devono diventare, come dire, delle statue installate su piedistalli, ma devono vivere devono avere questa sorta di tensione per cui noi dobbiamo
trovarli nel contesto proprio urbano, sociale, come se vivessero la nostra stessa dimensione fisica, proprio delle vere e proprie presenze. Infatti, quello che è successo a Siracusa attraverso questo concetto che stai esprimendo è avvenuto nella migliore delle modalità, cioè nel senso che spesso capita, no, che vengono proposte in alcune città delle installazioni, delle statue, qualcosa che rievochi un qualcosa che è legato al luogo. Ecco, quello che è successo a Siracusa come effetto positivo è quello che questa statua è entrata nel giro di poco tempo nel cuore della gente del posto, ma anche in chi poi visita la città. Cioè è una statua, è un ambiente, quello circostante alla statua, che viene anche vissuto e che è stato riappropriato perché prima non c'era nulla in quello spazio. Ora, quello che mi sta colpendo è il fatto che attraverso quello che tu hai pensato di realizzare, che poi è stato fatto, si è modificato e si è mantenuto un legame con il passato in maniera concreta, che non è un'operazione, come hai detto tu, spesso che avviene sovente, che molte volte non funziona, che qualcuno la interpreta diversamente, oppure si mantengono dei canoni che sono quelli precedenti, ottocenteschi, di commemorazione degli antichi monumenti. Ora, per riallacciarmi all'argomento di cui vogliamo parlare, veniamo a qualcosa che è stato fatto in maniera differente, cioè a Napoli è stata realizzata, diciamo, è stata un'idea del comune quella di mettere delle opere di artisti contemporanei abbastanza importanti, come per esempio Pistoletto, ed è stata piazzata quest'opera, questa Venere degli Stracci, che si tratta sostanzialmente di una statua con una montagna di stracci davanti. E a un certo punto qualcuno gli ha dato fuoco e l'opera è andata completamente distrutta. Ora, in questo gesto, di cui a tutt'oggi non si sa chi è che sia effettivamente l'autore, chi l'ha distrutta, io ci vedo personalmente come una volontà da parte della gente o della comunità napoletana, come una sorta di rifiuto nei confronti dell'opera. Come se quell'opera che è stata messa lì, chiaramente in funzione temporanea, fosse rigettata dalla popolazione locale, all'opposto di quello che è successo a Siracusa, che chiaramente ha una connotazione storica, però la statua a volte, se non funziona, magari viene imbrattata, magari viene tralasciata, cosa che non è avvenuta a Siracusa. Quindi la domanda che io ti pongo è, secondo te, cosa è successo a Napoli? Cioè, perché è plausibile il ragionamento che io faccio di una sorta di rifiuto di un'opera che chiaramente è di natura concettuale, quindi Sì. di difficile appropriazione? Allora, io guarda, ho seguito anch'io con curiosità questa. Alla fine è diventato un fatto di cronaca più che altro. Certo. Ovviamente l'arte avendo funzione sociale, questo è il problema fondamentale. Oggi, il momento in cui si chiede appunto un'interazione, soprattutto con la public art, in questo caso un'opera che è nata ormai celebre di Michelangelo Pistoletto, insomma, a cui è stata dedicata questa operazione, un'opera del 67, parliamo di un'opera del Certo. 67, per cui è un'opera che è stata in qualche modo digerita, che rientra appunto dentro arte povera, è stata una corrente degli anni appunto 60, però che ormai è stata digerita dagli addetti ai lavori, no? E quindi ovviamente con visioni diciamo contestuali all'epoca, riportata oggi in auge e resa come una sorta di opera pubblica, è diventata sicuramente una novità, un pubblico fruitore più eterogeneo, più neofita rispetto al settore, no? Ma nello stesso tempo, a mio avviso, una sintassi sbagliata in questa versione qui, perché ovviamente l'opera era una venera a grandezza naturale, uomo, no? E di fronte aveva questa montagna di stracci, l'opera appunto creata nel 67,
che avevano la stessa dimensione della corporeità della statua, di questa Venere. Era una citazione, appunto, una sorta di opera decadente, e la divinità, con gli vestiti della nostra contemporaneità, che ha perso la sua aurea di divinità e che in qualche modo, con questa montagna di stracci, è entrata come dire, nel contemporaneo. È una sorta di Venere contemporanea, con indumenti che potrebbe indossare lei. Questa è la sintassi che io ho notato quando ho visto questa, ovviamente, nuova realizzazione di proposta dell'opera in scala ingigantita. Ovviamente è stata ingigantita perché questo posso anche comprenderlo, il fatto che inserendo un'opera in una piazza di grandi dimensioni bisognava in qualche modo ridefinire le dimensioni. Questa è una cosa che fanno spesso Certo. gli artisti, però c'è un errore di fondo dal punto di vista, appunto, della sintassi. L'opera aveva avuto un successo negli anni 60, aveva avuto proprio un successo dal punto di vista visivo, cioè funzionava perché i vestiti erano della stessa dimensione della Venere. Se si va a osservare questa nuova installazione che è stata fatta e che poi purtroppo ha avuto dove conosciamo, i vestiti non erano proporzionati alla corporeità di questa Venere, che era su quasi 5-6 metri. I vestiti erano vestiti di piccola dimensione, per cui in qualche modo non agganciati all'opera. Chi ha l'osservatore neofita o anche il più attento, la prima cosa che saltava all'occhio era questa disfunzione. Dice, cosa c'entrano questi piccolini? Sembravano due cose che tra di loro totalmente divergenti, che non avessero, non fosse più un'opera, come l'immagine che c'è stata in qualche modo tramandata attraverso i libri, perché ormai è un'immagine conosciuta, un'opera conosciuta, insomma, da più di 50 anni, 56, esiste quest'opera, e nel riproporla in questa grande scala c'è stato questo errore visivo che crea un disturbo. Cioè, non si è capita l'operazione, a maggior ragione, poi questo non si sa, compiuto l'atto doloso, cioè questo di incendiare questa montagna, però sostanzialmente io la prima volta che l'ho vista, prima che accadesse questa disgrazia, ho subito notato questa discordanza, ed è anche un modo, secondo me, purtroppo. L'arte deve comunicare, nella sua immediatezza deve darti subito il messaggio. Nel momento in cui si tratta di public art, cioè di opere pubbliche, perché ti riferisci e ti poni di fronte a un pubblico più eterogeneo, gli esperti no. In questo caso io ho notato questa discordanza, che ha creato una sorta di gap, una sorta di fastidio visivo, per il quale dice, ma cosa c'entra questa statua con questi strati? Per cui gli strati sembravano quasi una cosa postuma messa davanti, ovviamente per chi conosceva già l'opera, riconosceva in qualche modo l'immagine, ma io ero abbastanza disturbato, conoscendo l'opera originaria, da questo, diciamo, errata ricostruzione rispetto a quella all'opera Tra l'altro aggiungo anche la sensazione di discarica messa davanti alla statua, nel senso che questa montagna di stracci così grande, così imponente, dà una sensazione visiva negativa, al di là di questo tuo appunto sulle dimensioni proprie degli stracci non proporzionati. Ma è proprio questa la cosa, perché nella vera gli stracci di Pistoletto, l'opera originale, quella appunto del 67, i vestiti essendo proporzionati alla corporeità della Venere, in qualche modo visivamente sì che dava l'idea di una, ovviamente, di un'opera di una Venere decadente, ma in qualche modo non creava questa cortocircuito che invece è avvenuto in questa ulteriore ripresentazione dell'opera, in cui veramente a Napoli, che hanno sofferto probabilmente, conosciamo tutti i fatti negli ultimi anni, sembrava veramente una discarica. L'impatto visivo scollegava cioè non rendeva l'opera un tutto, sembrava una discarica di fronte, quindi era quasi un'offesa al popolo napoletano. Io l'ho percepita così. E quindi nel momento in cui tu crei un'opera in cui già
mette in dubbio o anche in maniera non ovviamente voluta, è il meccanismo inverso, cioè non quello di omaggiare la città, ma di prenderla in qualche modo in giro, involontariamente, crea una sorta di meccanismo performativo. Arriva il cittadino di notte infastidito dalla cosa e interviene. Ovviamente di fronte a questo fatto increscioso è stato in qualche modo, sono stati espressi tanti pro e contro da parte della critica italiana, esperta, molti trovo anche stupido dire il fatto che purtroppo ancora in Italia c'è l'ignoranza, c'è questo. Prima di tutto c'è la comunicazione. La comunicazione è una cosa fondamentale e l'artista purtroppo ha questo difetto. È un problema che io mi pongo da tanti anni. Contrariamente all'Archimede, appunto, dici perché non ha avuto questa cosa? Perché l'Archimede nasce proprio da questa attenzione alla quale io già da anni cerco di osservare, ho fatto delle ricerche, studi, tutte quelle che sono, ho fatto una sorta di raccolta delle opere riuscite e i motivi per i quali queste opere sono riuscite, soprattutto quelle negli spazi pubblici. E questo è come dire, cercare di interpretare, non dico sia facile, a volte può essere che l'artista non ci riesca nonostante l'impegno, ma cercare di capire il più possibile, come dire, dare una sorta di messaggio universale che può essere compreso. Perché no? A più livelli, ovviamente. L'esperto leggerà più cose. Il Certo. non esperto ne leggerà alcune più basilari, no? Però devi dare questa lettura più ampia, devi creare, no, questa sorta di possibilità, come dire, di condivisione, no? Ed è un'operazione non semplice, ovviamente si va per esclusione, si cercano tutti quei fattori che permettano una lettura semplice. Non, come dire, può arrivare a quel tipo di lettura, quindi per altri che hanno magari insomma affrontato un percorso più di settore, più specifico, approfondito, magari più nel tempo hanno un linguaggio visivo più colto, dare altre modalità di lettura. Non è semplice, dico, è sempre una sfida. La Venere degli Stracci, io reputo che l'opera del 67 era un'opera riuscita. La riproposizione fatta in questi termini, in cui c'è questa sproporzione, sembra come hai detto tu, Davide, una discarica di fronte a questa statua, che ovviamente la statua inneggia la classicità, la bellezza d'Italia, per cui è come se avessero veramente modificato messaggio dell'opera nata nel 67, proprio modificato i canoni, la sintassi e tutto quello che comprendeva l'opera del 67. Ah, non credi che ci sia anche un'altra chiave di lettura che vorrei aggiungere, nel senso che è proprio lo stile improntato in questa modalità artistica, nel senso l'arte concettuale in sé, che per buona parte del pubblico non viene compresa, viene considerata troppo distante, troppo lontana, se la paragoniamo per esempio alla tua statua di Archimede. Cioè tu hai detto la statua di Archimede può essere letta da un pubblico specialistico, può essere letta anche da un pubblico non specialistico, magari dalla persona che non comprende più di tanto, però la apprezza, ne apprezza le forme, eccetera. Un'opera con, diciamo, di natura più concettuale, come può essere anche un'installazione particolare o che non abbia una forma ben definita e che ha semplicemente un titolo, magari non viene riconosciuta dalla persona comune, quindi si crea una forma di distanza. Quindi l'unico che è in grado, tra virgolette, di poterla apprezzare, di poter comprendere quale sia il messaggio, è magari l'addetto ai lavori, ma tutta l'altra parte di fruitori viene completamente tagliata fuori. E quindi possibilmente si crea anche un meccanismo di rifiuto, di allontanamento, se non a volte proprio di sgradevolezza, perché magari a volte non c'è una forma di vera armonia estetica in quello che si fa, cioè ci sono dei materiali, magari vengono messi Sì, assieme.
Sì, anche questo è un aspetto, diciamo, che ha la sua importanza. Tutta l'arte contemporanea spesso è diventata negli ultimi, insomma, dal dopoguerra, insomma, ai giorni nostri, spesso un po' autoreferenziale. È diventata troppo per gli addetti ai lavori. Questo meccanismo ovviamente è stato un meccanismo che è nato dall'esigenza di doversi sganciare dagli accademismi, da una certa classicità che purtroppo era stata adottata dai regimi, dai vari regimi. Purtroppo la classicità fu molto adottata e quindi ci fu questa negazione quasi a dover nuovamente la distruzione delle guerre, prima, seconda guerra mondiale, probabilmente c'è stata proprio la voglia anche proprio di ricostruire un nuovo linguaggio, trovare una nuova capacità di allontanare o di raccontare anche tutto quello che è stata la storia mondiale in termini negativi. Termini di guerra, di distruzione, però per certi aspetti è chiaro che nel corso degli anni anche determinate opere hanno fatto poi scuola, sono diventate accademiche anche loro. Questo ovviamente poi è diventato un linguaggio solo per addetti ai lavori. Per Certo. un pubblico neofita, come dici tu, diventa oggi come dire, un linguaggio incomprensibile nel momento in cui diventa accessibile a tutti. Allora, nel momento in cui tu fai un'operazione di questo tipo, devi assolutamente relazionarti con un pubblico più eterogeneo. E questo è quello che ancora il difetto, la grande maggioranza, ancora lo chiamo del sistema dell'arte, non dico di alcuni artisti, è proprio un sistema. Quindi la critica imperante, tutto quello che sono i vari direttori di musei, insomma, da esperti e da intenditori pensano a dover decidere loro. Spazio qua, come deve essere il futuro di una città, quindi anche il futuro dell'arte che deve fruire lo spettatore eterogeneo, neofita, e quindi per tale motivo c'è sempre, come dire, un meccanismo troppo di sistema. Questo va in qualche modo imputato anche agli artisti che si adeguano al sistema. Io dico sempre che il sistema fa comodo agli artisti perché è un meccanismo che ormai lavora in quei termini da tanto tempo, ma deve essere invece il mestiere dell'artista, cioè quello di non agganciarsi a sistemi, ma di mettersi sempre, di mettere in dubbio, di vedere quali sono le cose che non funzionano, di farsi anche delle domande, anche di fronte a episodi come questi, no? Ce ne sono stati tanti, l'ultimo Certo. è stata anche proprio una cosiddetta anche woke cultura, c'è cioè una sorta di cancellazione della cultura, nella cultura sono state abbattute parecchie statue di alcuni personaggi della storia, considerati oggi come analisti, per cui insomma, bisogna stare sempre attenti e vigili in quello che sono i cambiamenti culturali e sociali, e bisogna capire che nel momento in cui ti relazioni nella tua contemporaneità ci devi relazionare a un pubblico sempre più ampio, no? L'Archimede, da un certo punto di vista, si aggancia attraverso la statua ad un'immagine riconoscibile, c'è cioè una classicità, no? Ancora facente parte in qualche modo delle nostre radici più profonde, no? Mentre la parte dello stomacchio, io ho sempre detto io, è anche quella un'operazione concettuale. La parte dello stomacchio, solo il semplice fatto di pensare che è un disegno vecchio di oltre 2000 anni e che invece qualcuno ha interpretato, che aveva anche criticato, è questa base così, tu pensi che è un disegno vecchio di oltre 2000 anni. Non abbiamo voluto, come dire, eccedere in eccesso di creatività e di fantasia, ma siamo andati a riprendere dei codici, li abbiamo ripreso. Io
Per certi aspetti mi sono ispirata alla statuaria ellenistica, periodo in cui ha vissuto Archimede, e lo stomachion, che appunto che, si pensava fosse appunto un rompicapo, un gioco nell'antica Grecia, invece poi si è scoperto che era uno dei primi studi sul calcolo combinatorio della storia dell'umanità, no? Si è stato ripreso lo stomachion precisamente di Archimede ed è stato ingigantito. Fortunatamente i 14 tasselli hanno consentito quello che è arrivato a tutt'oggi a noi del collo interezza del corpus archimedeo, no? C'è stata la possibilità di poter descrivere in ogni tassello, intarsiando una delle invenzioni o degli studi scientifici del grande genio in ogni singolo tassello di questo stomacchio, no? Per cui è diventato un'opera didattica. Questo vogliamo fare. Probabilmente lì c'è anche quell'aspetto mio, di formazione legato all'idea che un'opera oggi possa raccontare il più possibile, avere anche questo aspetto, no? Raccontare il personaggio nella sua interezza, quindi dare un aspetto più didattico. La casualità appunto ha voluto che questo anche locus archimedeo, o stomacion, cosiddetto, no? Il primo studio sul calcolo combinatorio, no? Era considerato quasi diventato anche appunto un capo, quindi attraverso il gioco, quindi la parte ludica, che è probabilmente l'aspetto iniziale in cui l'uomo scopre le cose. Quindi attraverso il gioco, attraverso la curiosità, si va pian piano a scoprire la meraviglia, la bellezza del mondo. Quindi questo era un po' l'intento, l'input è stato questo. Quindi da un certo punto di vista concettuale, avevamo buttato giù delle idee su quale fondare questa realizzazione. E poi ovviamente questa sintassi, che penso sia il problema fondamentale, che stanno troppo all'interno del sistema, devono in qualche modo porsi. Come dire, se ti riferisci a un pubblico più largo, quindi il pubblico, il suo pubblico, non solo. Sì, io aggiungo un'altra cosa. Mi è capitato di recente di entrare in una mostra di arte contemporanea, cioè una sola opera in esposizione, e sono stato colpito da questa cosa. Era una grande stanza in cui venivano piazzati dei cubi, quindi era un'opera di natura concettuale. Ora, Sì. io come tanti fruitori sono entrato, come sono entrato, sono rimasto pochi minuti e sono uscito. In realtà io ero entrato non per l'opera, ma ero entrato per la sala, cioè volevo vedere com'era la sala in sé, quindi la parte antica e non la parte, quello che era contenuto. E poi ho guardato perché c'era una didascalia a seguire e francamente non mi ha colpito più di tanto, cioè proprio mi ha lasciato completamente indifferente nella cosa. Ora, la mia formazione culturale un pochettino mi porta anche a una forma di curiosità nei confronti di queste opere, di queste installazioni, però mi ha lasciato veramente completamente distaccato e ho osservato anche che il pubblico come entrava, usciva, cioè in fondo è un qualcosa che io noto, che l'arte contemporanea, per avere questo tipo di messaggi in questa modalità, con questo tipo di approccio, praticamente non coinvolge più il pubblico, cioè non lascia più nulla, non c'è tra l'altro neanche più lo spazio per la bellezza, diventando semplicemente puro concetto, quindi un cubo, se è un cubo e basta, ci puoi mettere tutti i concetti che vuoi, ma che fai? Gli alleghi un manuale di comprensione. Ecco, questa operazione e questo sistema dell'arte, come l'hai giustamente definito tu, sembra sganciarsi sempre di più dal pubblico, salvo per i pochi che se la suonano e se la cantano praticamente. Quindi io credo che questa cosa sia un'operazione, tra virgolette, un po' pericolosa, perché il pubblico è sempre meno attratto e forse magari va in determinati luoghi o in determinate mostre. Forse più per una cosa di moda o per curiosità, ma non perché ne esce poi arricchito. Sì, hai ragione, purtroppo questo sta accadendo già da poco tempo, essendo divenuta molto autoreferenziale, si crea questa distanza, cioè, anche
Anzi, a maggior ragione si sottolinea come a dire, insomma, dovete studiare, voi non la capite, per cui Sì, noi infatti. insistiamo sulla modalità, su una sintassi tutta concettuale, ma in realtà a questo sistema ci sono diversi artisti. Io da tempo faccio una ricerca proprio di tutti quegli artisti che in qualche modo invece vogliono comunicare e che riescono a farlo. Quindi, in qualche modo, insomma, se si parla appunto di arte, è inutile, certi codici vanno ripresi, come dire, una sorta di legame a tutto ciò che dalle più antiche civiltà, fino, insomma, d'epoca moderna e ai giorni nostri, certi codici sono entrati ormai nell'immaginario di tutti perché costituiscono il tessuto visivo insomma, della popolazione, quindi vedere in una città, non so, come Siracusa, delle rovine, delle statue che ricordano, che inneggiano appunto alla classicità, al passato. È entrato ormai, come dire, nel linguaggio, come dire, è entrato nel, come dire, nella struttura visiva di quello che può essere oggi la cultura del popolo, o dei vari popoli. Ma questo, l'arte deve fare questo, cioè l'arte contemporanea deve trovare questo legame, deve in qualche modo costruire questo interesse, cioè, ma perché uno spettatore deve diventare prima di tutto un'arte interattiva? E che spesso non lo è. Interattiva lo è forse oggi di più la tecnologia che abbiamo, forse più questi cellulari, tutto quello che la high-tech che oggi ci presenta in tutte le sue forme, forse è diventata quella l'arte interattiva. Però è triste dirlo. L'artista deve fare uno sforzo in più, deve fare uno sforzo in più se vuole, come dire, contribuire ad arricchire, a dare un contributo in più, a creare una sorta. Perché l'Archimede funziona? O come per esempio anche la Sirena, la mia prima opera, Sì, un'opera quella. visitata tantissimo Sì. dagli appassionati ovviamente di immersione, un'opera che si trova 20 metri di profondità nell'area marina protetta Plemmio, Siracusa, no? Ed è ormai una meta turistica per questo tipo di turismo subacqueo. Perché? Perché vive nel suo contesto. È un'opera, appunto, Archimede osservando l'orizzonte, in questo caso appunto del porto di Siracusa. No? Quindi è un'opera che interagisce nello spazio circostante. Quindi quello che io dico crea già subito un motivo di attrazione. Improvvisamente si nota la presenza, la figura di questa silhouette che si staglia nello spazio che viviamo, nello stesso spazio che viviamo noi, diventa è proprio una presenza fisica, è una presenza reale. Diventa non più qualcosa sul quale dobbiamo in qualche modo attivare, come dire, le nostre conoscenze per poi arrivare lì e dire: ah, cosa vuol dire questa cosa? Non riesco a comprenderla. Ma come dire, vengono installate in primis, come dire, questi meccanismi per i quali sei portato aiuta ad avere interesse, ad avvicinarti la curiosità. Poi ovviamente nel momento in cui sei nei dintorni dell'opera scopri altre cose e questi già sono i meccanismi sui quali quell'interazione sono fondamentali sviluppare oggi, la sintassi che ti dicevo fa. L'arte contemporanea ha perso questo, ha perso purtroppo, è diventata troppo autoreferenziale. Spesso ci sono anche gli artisti stessi che dicono: ma cosa vuol dire? Non riesco a capire. Perché magari c'è una parte del percorso di ricerca al quale tu non ti sei avvicinato, per Filoni, l'informale,
concettuale, per le varie correnti, arte povera, transavanguardia. Nel momento in cui, per esempio, un artista magari per sensibilità apprezza determinate correnti e altre le ha tralasciate, e ti ritrovi di fronte a un'opera che in qualche modo ammicca a tutta una corrente, a minimalismo, non so, e non hai proprio approfondito in generale tutto il settore, inizia a non avere più i codici di lettura. Non avere più i codici di lettura inizia anche, insomma, figuriamoci le persone a cui si rivolge, insomma, al popolo del genere. Questo è il problema fondamentale. Sì, a tratti c'è anche la sensazione che determinate cose vengano messe lì, cioè che molti artisti li facciano un po' ammiccando a un periodo, un frangente. Quest'opera, guarda caso, diciamo, richiamava molto alla pandemia, quello che è successo a Bergamo, eccetera, eccetera, però mi ha colpito come questa volontà di ammiccare a un qualcosa che in teoria dovrebbe colpire la gente perché richiama, insomma, un'emozione più grande, però non ti emoziona in sé. Quindi è come che da una parte ti vuoi ingraziare il pubblico, ma dall'altra parte non fai neanche lo sforzo per scendere molto di più in una riflessione tua interiore per fare qualcosa che sia veramente una trasmissione emotiva. Diventa un mero concetto. Purtroppo è così, nel senso che sono artisti che in qualche modo hanno più questa sensibilità, cioè quella di avvicinarsi a un pubblico, e altri, la maniera più contraria, di non interessarsi, cioè di essere totalmente immersi nel loro percorso di ricerca. Questo rappresenta un po' la nostra epoca, frammentata in tutte le sue. Ci sono artisti che si pongono, hanno questa sensibilità, cioè hanno questa voglia di voler far passare attraverso questi mestieri anche messaggi, insomma, vuole dare il contributo, anche perde questa sua funzione, quella di essere, come dire, di avere una sua funzione sociale, rischia di non contribuire come tutte le altre discipline, che sostanzialmente serve a questo. Poi magari il tempo dà ragione ad alcune opere a distanza di tanti anni, in un primo momento non possono essere magari comprese nel tempo, Certo. poi l'arco temporale, insomma, l'arco temporale, 8 anni, magari iniziano a diventare delle opere più, come dire, più a passo poi coi tempi, no? Si spera sempre, insomma, che nel fare. Chi fa questo lavoro, che l'opera mantenga una sua universalità, no? Possa essere un'opera che nel tempo non invecchia. È difficile, è molto difficile. Alcuni capolavori della storia dell'arte lo sono diventati. Stiamo parlando dei grandi, insomma, Michelangelo, Leonardo da Certo, Vinci, insomma, certamente. sono geni universali, insomma. Quelle immagini sono opere senza tempo. Che all'epoca, come dire, sicuramente avevano destato anche qualche dubbio, ma che nel tempo, nella loro epoca, erano state riconosciute come tali, come opere importantissime, e che, come dire, il passare del tempo e dei secoli non ha toccato rispetto a quello che può essere oggi appunto un'arte di sistema, a mio avviso, ma insomma relegata ad un'autoreferenzialità ormai proprio incancrenita, non so come dire, non so come Sì, definire. tra l'altro anche il mondo dell'arte che in un certo qual senso ha perso le sue connotazioni iniziali perché è entrato proprio anche nel sistema economico completamente, quindi è tutto anche un complesso che ha perso la propria funzione iniziale, è diventato altro, viene guidato da tanti soggetti che conducono l'artista, magari semplicemente per un interesse economico, vengono pompati da giornali, eccetera. Quindi chiaramente lì poi si apre anche un altro tipo di tema. Io non posso che ringraziarti, il tempo a disposizione è anche terminato. Ti ringrazio tantissimo perché ci hai aperto tantissimo gli occhi su questo argomento. Abbiamo fatto questo paragone molto interessante tra le due opere.
soprattutto abbiamo potuto analizzare in maniera più approfondita quello che è successo a Napoli, un po' le chiavi, un po' l'interpretazione, e sicuramente abbiamo uno stimolo in più per comprendere una parte di quella contemporaneità che è veramente molto complessa da comprendere e che è sempre più frammentata. Ah, grazie a te, Davide, poi, è stato un piacere. Poi sono argomenti sui quali, insomma, è bello parlarne così proprio perché la gente comune possa in qualche modo comprendere il fatto che, insomma, determinate cose non sono legate solo a dei settori, ma sono legate più che altro al sociale, quindi, insomma. Discuterne così apertamente, liberamente, diciamo, col pretesto di questo episodio accaduto è stata per me, come dire, molto piacevole e spero, insomma, che questa nostra chiacchierata sia stata utile a tutti. Sicuramente. Grazie Davide, buona giornata.